3DM, benvenuto in un nuovo video. Oggi non lo girerò io il video, ma mio papà e vi farà un video sulla rosa canina. Andiamo a vedere cosa ha combinato. Ciao a tutti, siamo qua a 1600 metri di altezza. Sono venuto con i miei amici a prendere queste bacche che sono di rosa canina e le prepareremo per fare i nostri due usi. Intanto facciamo vedere velocemente come si fa quando avete fame e siete in giro per il bosco. Si prende due terzi, si schiaccia, si fa uscire il sughetto rosso, ne esce un dito. Non bisogna far uscire i semini, perché i semini sono urticanti per il palato e per la lingua. Si mangia e ha un altissimo concentrato di vitamine. Così. Poi le prendiamo. Bisogna prendere dopo che ha fatto il ghiaccio, così si sono ammorbidite, si toglie la parte in fondo, si tagliano a metà e si mettono nel tè. Adesso Fabio mi apre il tè. Guardate qua, ne ho fatte una ventina, per mezzo litro di tè va più che bene. Le buttiamo dentro, tagliate a metà, nell'acqua bollente, no bollente, scusate, 70 gradi, perché bollente potrebbe rovinare le proprietà che ha la rosa canina. Questa qua non è il frutto, non è la bacca, ma in botanica si chiamerebbe cinorrodi. I cinorrodi o cinorrodi sono i contenitori del frutto. Il frutto vero e proprio sono i semi, quelli urticanti. Poi ne ho raccolte tantissime per casa, così, e poi a casa faremo il filmato dove le aprirò, le pulirò, le metterò sul camino a seccare 3 giorni davanti al camino. Chi non ha il camino, a 50 gradi per 2 ore e mezza si possono mettere nel forno e il risultato è il medesimo. Adesso le sto raccogliendo, riempiamo il pentolino che ho portato su. Siamo pronti. Va. Ciao a tutti, al prossimo video. Buongiorno a tutti, visto il tempaccio di oggi, il mio amore si prepara a fare questo video. Ciao a tutti, continuiamo il nostro video su come fare la tisana di rosa canina. Abbiamo fatto seccare davanti al camino per 3 giorni cinorrodi. Sono 3 giorni che si asciugano i frutti di rosa canina davanti al camino. Questi frutti adesso vanno spaccati, vedete così, per essere messi nei vasetti per fare tisane. Si potrebbero spaccare con le mani, ma sono un po' duri, si fa un po' fatica. La cosa migliore è prendere 5-6 frutti, si buttano nel cestello, si schiacciano grossolanamente. Si potrebbe fare anche con un mattarello o con un peso che li sminuzza. Basta farlo grossolanamente. Quando nel pestello si vede che sono tritati così, è più che abbastanza. Si possono infilare nei vasetti anche con tutta la peluria, perché tanto resta nel filtro della teiera. Io ho usato dei vasetti trasparenti di vetro, ma sarebbe meglio usare dei vasetti dove la luce non entra, tipo questo. Poi semplicemente questi, una manciata di frutti così, che corrisponde a 5-6 frutti, va messo nel filtro della teiera, vedete questo. Si possono usare anche quelle gocce che vanno inserite poi nell'acqua calda. Si fa così, si versa dell'acqua calda a 70 gradi, non deve bollire, perché sennò certe proprietà andrebbero a deteriorarsi, perché la rosa canina è famosa per essere utile per le infezioni, per rafforzare le difese immunitarie. E è un antiallergico molto potente. Se uno l'inverno fa scorta di questa vitamina C e dell'antiallergico che ha questa rosa canina, poi facilmente in primavera non avrà allergie. 100 grammi di questa rosa canina corrispondono a più di 10 kg di arance. Pensate, 100 grammi di questa rosa canina, 10 kg di arance.
immaginate quanta vitamina C ha. Nell'infuso di acqua a 70 gradi deve restare una decina di minuti, meglio 15, e si può bere calda o fredda. Bene, anche la tisana l'abbiamo fatta. Grazie, ciao!